terza tappa dell'iniziativa E4U che abbiamo lanciato sul territorio italiano per avvicinare gli studenti di ingegneria al mondo del lavoro. Terza tappa dopo Napoli e Palermo, oggi a Roma e per quest'anno la quarta arriverà a Bologna. E4U sta per elettrificazione, questa è una delle tre tendenze principali della mobilità del futuro, insieme alla sicurezza e alla connettività. E queste quattro sono le quattro iniziative che stiamo svolgendo con il mondo universitario. La prima è una formazione teorica, quindi questo seminario di un'ora che ha previsto la presentazione da parte mia di queste tendenze della mobilità del futuro con una interessantissima sessione di domande e risposte al termine con gli studenti. La seconda attività è quella della formazione sperimentale, una formazione che si basa sulla messa a disposizione di due auto della nostra gamma, un'auto 100% elettrica e un'auto e-power, proprio per far toccare con mano agli studenti cosa voglia dire questa elettrificazione. Le altre due attività sono legate proprio al contributo che Nissan dà per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. La prima è una borsa di studio, quindi premiamo lo studente della facoltà di ingegneria che si laurea con una tesi in automotive sulle tendenze del futuro, quindi elettrificazione, sicurezza e mobilità. E in ultimo abbiamo allocato a due stage presso la nostra sede per neolaureati. Questo è l'inizio di un percorso e stiamo anche un pochino rodando quelle che sono le iniziative, mettendole a punto, e già oggi parlando con il presidente amministratore delegato Ingegner Toro ci sono già venute delle idee per rilanciare ulteriori iniziative, creando per esempio dei momenti di competizione fra i nostri studenti, mettendoli alla prova anche proprio per completare quella formazione operativa, visto che oggi nel mondo del lavoro è necessario interagire con i colleghi, porsi delle sfide e trovare delle soluzioni che vengono fuori da un processo di confronto anche con i loro colleghi. Il nostro contributo riteniamo che sia il minimo che possiamo fare come marca, sia sul territorio, per portare la marca sul territorio, ma anche per avvicinare i giovani al mercato del lavoro.